umano, poco umano, c'è chi corre e chi sta immobile. Umano, 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 poco umano, c'è chi lotta e chi consegue. Come state? Buru buru, benissimo. Buru. Bene, bene, buru buru. Già. Chi siete? MGZ. Io sono Borubinia. Borubinia. Sara. Paul Cobbler. Siamo un miscuglio strano. Siamo a un concerto del cinema vecchio. E cosa fate voi? Pim pum. Parliamo con gli umani, diciamo che da un po' di tempo che siamo venuti da queste parti, ci siamo resi conto che gli umani hanno molto bisogno di consolazione, di appoggio, di abbracci, e quindi noi siamo arrivati dal nostro paese, che ribadisco è Burulandia, magari non sapranno mai tutti, ma noi siamo già un pianeta paese adesso. Mi parla, mi sento di dirlo questo già. Pianeta. E quanto è distante in confronto? Tanto. Lontanissimo. Luce, anni luce. Sì. E come avete fatto ad arrivare fino qua? Con l'astronave a molla, con un propellente musicale. Praticamente continuo, e poi siamo arrivati sulla Terra e ci siamo accorti che sulla Terra era piuttosto interessante, perché c'era un casino assurdo, c'era un sacco di gente, un sacco di colori, perché da noi è tutto plim 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 plim, tutto molto carino, molto allegro, però diciamo è un po' meno agitato, un po' meno, cioè c'è un po' rilassato, diciamo, invece sulla Terra c'è più movimento, così, per cui ci è piaciuta l'idea di rimanere qua e vedere come andava. Ecco. Stavi parlando prima della musica. Che tipo di musica fate? La nostra musica è galattica, quindi viene da tutt'altro. Cioè, è impossibile definirla sulla Terra. Perché noi siamo anche telepatici e la musica arriva direttamente dal cervello, quindi è proprio un altro modo di scambiarsi impressioni, cose, tutto pim 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 pim, cioè praticamente in ogni momento da noi si sente musica pim 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 pim, sì. Pim. Cioè anche adesso pim pum pam, sì, pim pum pam, pim pum pam, piribì, un sacco di piribì. E che strumenti usate? No, c'è bisogno di strumenti telepatici. È buru. E cosa vi spinge a fare musica? Noi siamo musica, quindi è un continuo, cioè non è che non ce n'è bisogno di essere spinti, noi proprio siamo già musica, cioè siamo nella musica, e sono i terrestri che hanno più bisogno di musica, perché gli manca questa componente qua, però con noi speriamo di poter dare una mano. Ramadi! Ma in fondo sono figlio della civiltà, metropoli, automobili, le novità. E guardo le vetrine, le porno ballerine, saltello come un grillo nel delirio senza fine. Pirata, ravali, ripigata. Minibaba, ravali. Buona fortuna all'uomo sulla luna, ai bimbi appena nati che si nutrono di cibi colorati. Buona fortuna all'uomo sulla luna, ai bimbi appena nati che si nutrono di cibi colorati. Buona fortuna all'energia pulita, a quelle pilloline che ci rendono. Oltre la musica, le vostre canzoni che portate in giro hanno anche un testo? Sì, noi abbiamo imparato a, cioè ci siamo accorti che sulla Terra la musica, le canzoni, quelle che voi chiamate canzoni, quindi le parole, i testi, eccetera, sono importanti, per voi hanno un significato, e quindi abbiamo cercato di in qualche modo tradurle, cioè non potevamo accontentarci di appunto essere telepatici e fare cioè c'era bisogno di dire delle cose, quindi noi diciamo delle cose
che traducono, diciamo, le nostre sensazioni per gli umani che non potrebbero se non capire bene tutto. E di cosa parlano quindi? Ma di un po' di tutto, cioè diciamo che cerchiamo di essere molto semplici, perché se no i terrestri non capirebbero un cazzo, chiaramente. Quindi bisogna cercare di prim, ma poi devi spiegarglielo, no? Perché sì. Secondo me. E però così ci sono tante vibrazioni, tante sensazioni, no? Ci teniamo molto che i terrestri sappiano interpretarsi, non dobbiamo essere noi a spiegarglielo. Cioè, il terrestre deve poter usufruire, diciamo, di questo nostro, così, questa nostra capacità per stare meglio, poi alla fine, fine, per stare meglio con loro, con se stessi, col pianeta. E queste canzoni le componi tutti da solo o ti fai dare una mano da qualcuno? Ma noi siamo una specie di entità collettiva, cioè io quando venendo io da Burolandia sono permeato da musica, parole, eccetera. Sulla terra sono io a comporle, però diciamo che vengono da un'essenza che voi non potete capire, comunque è proprio un intero pianeta che parla per voi e con voi. La giustezza, la giustezza. In passato, durante queste tue apparizioni, qual è il posto in cui siete atterrati e atterrate che ti ha emozionato di più? Beh, ce ne sono tantissimi, non saprei dire, cioè. Tipo? I più rappresentativi? Boh, abbiamo più che rappresentativo è che in certi posti abbiamo suonato di più, in altri di meno, perché per vari motivi, cioè ci siamo sempre trovati bene a Torino, io adesso cerco le parole in Italia, voi terrestri dite Torino, beh, poi cosa c'è, Savona? Beh, certo, Conegliano d'Alba sicuramente. Conegliano d'Alba in assoluto, forse è il posto più carino che siamo qua, e infatti salutiamo gli amichetti della zona, che è sempre stato... Cinema Vecchio, brava. E tra l'altro è già, mi sembra la quinta o quarta volta che siamo qua, quindi siamo sempre stati figli. Io mi ricordo una volta una vostra discesa sulla terra a Bardineto. Eh già. Balla con i cinghiali. Cavolo. Sì. Epocale. Quello è stato pazzesco. Sì, c'era migliaia di persone, di anime divertenti, molto carino, molto carino. Durante le vostre performance, l'aspetto meramente estetico, le visual, l'abbigliamento, il modo di stare sul palco, è importante per voi? Sì, ma anche perché è un peccato non utilizzare tutti i modi di comunicare, di scambiare emozioni e cose, per cui non siamo mai stati un gruppo e basta, cioè ogni cosa è buona, vale per comunicare, per empatizzare, per scambiare emozioni. Un passo indietro, quando è stato la prima volta che siete arrivate su questo mondo? È passato tanto tempo, sono buruani. Ma buruani terrestri e non terrestri, burulandiani, cioè mamma mia. Forse avevi fatto un salto qua nel Rinascimento, però c'era troppa gente che faceva cose. Ma sì, ma perché sono narrazioni che non saprei più neanch'io. Perché poi si narra che chi dice che c'è stato anche un prima, un dopo, un durante, no? Probabilmente ci sarà ancora qualcosa che è già passato, cioè è difficile perché il tempo per noi scorre diverso. Tenete conto che su Burulandia il tempo non esiste, il denaro non esiste, cioè c'è solo musica e plim 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 plim, quindi alcune cose non sono traducibili e quindi boh, chi può dire. Cioè. Uno, due, tre, sopravvivo senza motivo. In tutti questi anni, grosso modo, quanti dischi siete riusciti a comporre? Allora, a parte quelli che diciamo sull'intera galassia, sono miliardi, mi sono lasciato il bicchiere. sui miliardi. E, sulla Terra sono 5/6? 6 forse, 6. Sì, mi sembra 6, perché sai, perso il conto. L'ultimo è avrà un anno circa. Vale tutto. Che tra l'altro il titolo Vale tutto, che infatti
dice delle cose, perché appunto il pianeta è completamente allo sbando, quindi vale tutto. Quindi... Durante il lockdown siete riusciti a continuare a portare il progetto? Oppure... Ma diciamo che noi, venendo da Burulandia, certe cose le abbiamo sempre viste che in una prospettiva molto confusa, mettiamola così. Mettiamola così. È stato un grande plim plim, qualche plim plim. Plim plim. Torniamo al telepatico. Come vi vedete tra 5 anni? Sarei a mercoledì. Allora, diciamo che nel mio mondo terrestre, cioè, ci sono delle scadenze, però no, sarà tutto fantastico. Non potrà che migliorare tutto, cioè, potrà essere una crescita. Cioè, ci sono dei piccoli momenti un po' inquietanti, ma passeranno. Ce la possiamo fare. Martedì io non so come sarà. Però chissà. Purtroppo, o per fortuna, su questa terra aleggiano questi social. Li usate, non li usate, li odiate? Sì, ovviamente nella permanenza terrestre, perché noi non siamo appunto solo sulla terra. Sulla terra li usiamo perché ci sono, cioè senza nessun pregiudizio né nessun entusiasmo, diciamo. Cioè, è roba che c'è, perché non usarla, così come la musica, così come le parole. Cioè, sì. Avete dei progetti futuri o di cui volete parlare, dischi piuttosto che video? Ma adesso sì, ci sono siamo nella fase di avere un embrione, alcuni anche già realizzati, dei pezzi nuovi, e insomma dovrebbe, sempre ribadisco, sulla terra vorremmo far uscire di nuovo un disco o qualcosa del genere. Sul resto della galassia c'è una confusione totale, cioè anche lì, quindi tutto da vedere. Cioè, l'importante è che ci sia suoni, musica e colori. Cioè. L'amore. E tanto amore. Il Paul Kobler, infatti. Paul Kobler ci tiene molto. Porta amore, sì, sì. Beh, che comunque questa sera festeggiamo il carnevale, che è un po' come Burulandia. Sì, è più vicina. Una cosa un po' senza regole, con le regole sovvertite. Non so. Mi sento a mio agio a carnevale. Da quanto tempo date una mano durante i concerti? Diamo una mano? Ma una mano dalla notte dei tempi. Alcuni dalla notte dei tempi, alcuni dall'altro ieri, tipo me. Sì, dipende da... dipende un po'. Sì, io e Sara da tanti anni siamo sull'astronave. E cosa? E che funzione avete? Io devo lanciare le vibrazioni colorate. Sara invece? Oltre ai glitter, sì. Lanciare glitter, più glitter. Lei le caramelle. Sara tante cose, Sara tantissimo. Sarà spazio. Tante. Io porto la burudanza. Lei porta la burudanza, sì. Tre progetti terrestri che per voi, abitanti di Burulandia, sono importanti e bisogna conoscere. Vabbè, Lady Ubuntu, che sono dei nostri amiamo. Mangia tutto, cazzo, sì, certo, mangia tutto, che non è vero, che tra poco, anzi, questa è una primizia, perché sta per uscire un disco dove abbiamo, con questo entourage giovane, ultra giovane, di una decina di persone che suonano davvero, perché non hanno cose elettroniche, eccetera, hanno strumenti veri, che per me è un'esperienza particolare, e faremo uscire un disco con dei rifacimenti di pezzi di MGZ però suonati. Con i flautini anche. C'è anche un sopravvivo senza motivo con i flautini, è vero, questa è la prossima ancora. Vabbè, nel passato abbiamo avuto delle collaborazioni anche fighe, importanti, come con Negazione, con Madaski, con gli Africa Unite, cioè ce n'è diverse di cose che abbiamo fatto a vari livelli, sì, sì. Bibi, direi. Buru. Cosa? È un buruburu. Un grande buruburu. È un grande buruburu, infatti, per tutti e per tutto, mi raccomando. Evviva. Evviva. Salutiamo un viso che oggi viaggia sul tavolo. Il grande re di pietra. Sì. E buruburu a tutti. Vivremo momenti indimenticabili, mi raccomando, se qualcuno se ne accorge prima di questa intervista, stasera vivrete momenti indimenticabili. Buruburu. Grazie. Ciao. Ciao. Non mi manca niente, sono vincente, mi sento bene, sono distante, non puoi entrare,
Super Mario, sono Martin Lover, sono una regina, sono un astronauta, sono una rockstar, sono un calciatore, sono il presidente, sono arrivato